Il Siracusa supera di misura la Rocca Acquedolcese, stacca il Taormina, fermato sul pareggio casalingo dal Modica. Azzurri sempre a meno uno dalla nuova Egea Virtus, vittoriosa in casa sulla Nebros. Avvio arrembante dei locali che sfiorano il gol all'ottavo con Porcaro. E lo trovano al dodicesimo con Ficarrotta, che delizia il pubblico con una giocata degna di altre categorie. Il fantasista, servito sulla destra, ingaggia un duello in velocità con Zingales, entra in aria e sull'uscita del portiere deposita in rete. Sette minuti dopo, Frantantonio viene fermato irregolarmente in aria e l'arbitro concede il rigore, ma Savasta lo spreca tirando sul fondo. Alla mezz'ora, sugli sviluppi di un angolo per gli ospiti, l'arbitro ravvisa una irregolarità di pettinato, rosso diretto e rigore per gli ospiti. Tra lo sbigottimento generale, Genovese scarta il regalo e pareggia. Nel finale di tempo il Siracusa torna avanti con l'autogol di Mazzouf su ennesima azione insistita di Ficarrotta. Nella ripresa gli aretusei gestiscono la gara e non corrono rischi. Al 28esimo Ficarrotta si vede respingere il tiro in aria da un difensore. E al 32esimo Arkien, entrato qualche minuto prima, tenta una rovesciata che Caserta riesce a deviare in angolo. Sul corner seguente, palla al limite per Ficarrotta, che controlla di sinistro e segna di destro con un preciso tiro angolato. Poi lascia il posto a Cianci tra gli applausi del pubblico. Al 44esimo Mazzouf impegna Lumia, che respinge la sua conclusione ravvicinata. Il gol che rende meno pesante il passivo, la Rocca Acquedolcese lo realizza nel recupero. Poi il triplice fischio finale e la festa per una vittoria che consente al Siracusa di restare in corsa per il primo posto.